Buonasera. Allora, secondo capitolo della banca, da banda d'Italia, la banda d'Italia. Il secondo capitolo si intitola I buchi neri di Banca Italia e inizia con la denuncia di un fenomeno che è molto comune, appunto negli istituti bancari. In questo caso il passaggio, la trasferta, le porte girevoli tra ex funzionari di Banca d'Italia e le banche che Banca d'Italia deve controllare. Quindi pensate, funzionari che per anni hanno lavorato in Banca d'Italia, che deve controllare le banche italiane, ad un certo punto o finita la carriera o in corso di carriera, passano alle banche, appunto, che sono oggetto del controllo di Banca d'Italia. Molto spesso è dopo il pensionamento o appunto le dimissioni, vanno a ricoprire incarichi all'esterno, in intermediari bancari e finanziari, spesso in pieno e palese conflitto di interessi. Allora, per contrastare questo sistema di porte girevoli, che ripeto è collaudato da anni, basterebbe una leggina di pochissime righe che impedisca appunto a dirigenti e pensionati di Banca d'Italia di cambiare casacca, di cambiare ruolo, vietandone appunto il passaggio alle banche per un periodo di almeno 5 anni dalle dimissioni o dal pensionamento. Quindi basterebbe veramente poco a livello politico, ma figuriamoci. Figuriamoci anche perché i sindacati in questo caso sono assolutamente muti e non si pronunciano sul tema, i sindacati bancari. Poi si parla di Consob in questo capitolo, si parla del Consob e della sua mancata vigilanza unitamente a Banca d'Italia. Sapete che Consob deve vigilare sulle società quotate in borsa e in questo caso grosse responsabilità nel caso Parmalat, uno dei casi più clamorosi che abbiamo avuto in Italia, con 50 miliardi di patrimoni sperperati. Ecco, l'autore si chiede com'è possibile che Consob non si sia accorta che iscriveva tra i propri debiti le emissioni di bond che debbono per legge essere classificati separatamente nei bilanci. Ecco, questa era una cosa macroscopica di cui la Consob non si è accorta. Così come la Consob stessa e Banca d'Italia non si sono accorte di un giro di riba false, ricevute bancarie false, per 3 miliardi di euro. Ecco, sono cifre impressionanti, un giro di ricevute bancarie false di 3 miliardi di euro. Poi altro fenomeno deprecabile è quello dei consulenti giudiziari che guarda caso dopo entrano nel sistema bancario. In particolare una certa Stefania Chiarottini, una commercialista, che nel 2004 redasse un corposissimo atto di accusa nel sistema dei controlli, in particolare contro la Centrale Rischi di Banca d'Italia. Ecco, questo lo fece a livello di perizia ordinata da un tribunale nel 2004. Quindi svolse questo incarico redigendo una perizia appunto molto molto critica nei confronti di quel sistema bancario. Sistema bancario che però poi nel 2010 la vede tra le proprie fila. Quindi da lì in poi un crescendo di incarichi e quindi quello che era un consulente che inizialmente si esprime in maniera molto molto critica nei confronti del mondo bancario ne diventa parte integrante. Così come una grossa parte della sua carriera, l'attuale presidente della RAI, Anna Maria Tarantola, l'ha passata in Banca d'Italia, era vice direttore generale. Quindi siamo sempre nella stessa storia che queste persone passano da un ruolo all'altro, come se avessero competenze, diciamo, a 360 gradi e continuano a ricoprire ruoli di vertice, impedendo un vero ricambio di una classe dirigente che da decenni, appunto, governa l'Italia. Nel capitolo si prosegue con una, appunto,
accusa anche sui vertici di UbiBanca. UbiBanca aveva un'associazione amici di Ubi e associazione Banca Lombarda che avrebbero dispiegato, senza che le autorità di vigilanza ne avessero conoscenza, un sistema di regole tale da predeterminare i vertici di UbiBanca. Quindi in barba ancora alle leggi c'era una gestione privatistica dei dirigenti, della nomina dei dirigenti di UbiBanca. Per finire, la vicenda recente del regalo del decreto Saccomanni alle banche. Innanzitutto, ricordiamo che Saccomanni è stato ministro del Tesoro e direttore della Banca Centrale. E Saccomanni dà il nome al decreto che fa passare il valore del capitale sociale di Banca d'Italia dalla cifra di 156.000 euro alla astronomica cifra di 7 miliardi e mezzo di euro, quindi una rivalutazione di praticamente 7 miliardi e mezzo di euro, e senza assolutamente che questo decreto prevedesse la nazionalizzazione di Banca d'Italia, ma appunto solo una ridistribuzione di quote tra le società finanziarie, tra le banche. E quindi in buona sostanza cosa ha fatto il governo? Ha aiutato le banche a ricapitalizzarsi perché le banche avevano questa esigenza dal momento che i regolamenti europei, i cosiddetti regolamenti di Basilea, Basilea 1, 2 e 3, obbligano le banche a una cospicua ricapitalizzazione. Quindi ecco che il governo casualmente con questo decreto aiuta le banche private facendogli questo regalo da 7 miliardi e mezzo. Ultima cosa sulla vicenda dell'oro italiano. Allora, Banca d'Italia possiede oro per un controvalore che si aggira sui 100 miliardi di euro e quest'oro è stato confiscato dalla BCE per salvaguardare la credibilità del sistema europeo delle banche centrali. Sono 2.400 tonnellate, quella italiana è la terza riserva al mondo di oro e naturalmente per motivi di riservatezza Banca d'Italia non comunica l'esatta consistenza dei depositi nei diversi paesi perché quest'oro non è depositato solo in Italia, parte in Svizzera, parte è in altre sedi. Ecco, naturalmente questo oro è di proprietà dei cittadini italiani, non di Banca d'Italia, di proprietà di cittadini che le hanno prodotti risparmiando e consumando meno di quanto sia stato prodotto. Ora c'è da dire che negli ultimi anni molti paesi al mondo hanno cominciato a vendere oro per fare un po' di cassa, aiutare i conti pubblici. Mentre la Banca d'Italia non vende assolutamente il suo oro e quindi sta contribuendo a mantenere altissimo il prezzo dell'oro che è arrivato a livelli mai visti prima. Allora, c'è un accordo secondo il quale Banca d'Italia potrebbe vendere 10 miliardi di euro di oro all'anno. Quindi, stante la quantità che ne ha a disposizione, potrebbe farlo per 8-10 anni questa manovra. Diciamo che con 10 miliardi di euro all'anno sicuramente si potrebbero aiutare molto quella parte di popolazione che ovviamente è in grosse difficoltà, si potrebbe dare una buona scossa all'economia e invece di colpire con continui tagli i lavoratori e pensionati. Sta di fatto che lo vedete con i vostri occhi, finora i governatori di Banca d'Italia non hanno mai messo piede in questo tesoretto che, ripeto, è di proprietà degli italiani e ci potrebbe consentire di tirare un respiro di sollievo. Ecco, questo è il contenuto del capitolo 2, al più presto vi farò riassunto anche del terzo capitolo. A presto.